Ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV. Oggi per il nostro approfondimento non vi portiamo in studio, ma vi portiamo al Bon Bon Art Café a Lido di Fano. Sì, perché proprio da qui oggi parte la 12ª edizione di Passaggi Festival. Io do il benvenuto al direttore Giovanni Belfiore e dare il benvenuto a questa 12ª edizione. Direttore, buongiorno. Grazie. Buongiorno Passaggi. Buongiorno Passaggi, appunto. Siamo tra l'altro nella sede dove da alcuni anni si svolge la prima rassegna del mattino di Passaggi Festival. Buongiorno Passaggi, libri aperti. Bene, devo dire, direttore, che questo è un appuntamento tanto atteso e consolidato per la città di Fano e non solo. E dobbiamo dire a chi ci sta seguendo in questo momento che tantissimi turisti convogliono le proprie ferie, le proprie vacanze proprio durante il festival, per non perdersi il festival letterario dedicato alla saggistica e alla non fiction. Per chi non fosse aggiornato, la non fiction, parliamo dei non romanzi. Esatto, tutto ciò che non è narrativa, tutto ciò che non è romanzo ci riguarda. E poi facciamo anche delle eccezioni, nel senso che se si tratta di romanzi storici basati su fatti realmente accaduti, insomma se si tratta di romanzi molto documentati, a volte li accogliamo. È appunto quel genere che tra l'altro un po' la Roberto Saviano in Italia, ma ci sono tanti altri autori, Cercas in Spagna, quel genere tra fiction e non fiction che piace molto anche ai lettori. Poi c'è appunto tutta la grande saggistica, quella classica, l'economia, la storia, la filosofia. Le tematiche sono veramente svariate e gli incontri, il bello di questo festival è che c'è la possibilità di incontrare anche gli autori. Certo, perché è un festival che vive dentro la città, il centro storico, il lungomare, e quindi niente di più facile di vedere, che so, l'autore che prima era in piazza o che sarà in piazza fra qualche ora, prendere il sole sul lettino o sorseggiare un aperitivo. C'è questa grande, familiarità del libro nei giorni del festival. Il libro non è più un oggetto strano o, da usare soltanto in certi periodo della vita, quando studiamo, quando dobbiamo dare un concorso, eccetera. No, il libro è un amico quotidiano che ci accompagna, sia esso un libro, impegnato, di grande impatto, sia magari un libro più leggero. E infatti i protagonisti sono i libri, sono gli autori, ma sono anche le persone che vengono a questo festival. Come dicevamo, tanti fanesi e anche turisti, vacanzieri, che approfittano proprio per venire in questo periodo. Ma qual è il vero segreto della riuscita di questo festival, che è unico in Italia? Devo dire che, a parte altri festival che menzioniamo, il Tao Book Festival, il Pordenone Legge, Fano con il suo Passaggi Festival ha il suo podio. Direttore, qual è il segreto del successo di questo festival? Ma onestamente mi verrebbe da dire che abbiamo copiato bene gli altri, perché poi alla fine nessuno inventa nulla. Insomma, i capostipiti dei festival culturali in Italia sono sicuramente il Festival della Letteratura di Mantova, poi è arrivato Pordenone Legge e poi ce ne sono tanti altri. Noi siamo riusciti a conquistare, come lei ha giustamente sottolineato, il nostro spazio sul podio. Perché? Perché trattiamo esclusivamente questo genere, saggistica e non fiction, mentre altri festival trattano un po' di tutto. Quindi ci siamo specializzati, primo. Secondo, è l'atmosfera cordiale e familiare. Terzo, è un po' il nostro slogan, Passaggi Festival, libri vista mare. Il fatto di essere in una città di mare sicuramente ci avvantaggia. C'è anche qualche problema, perché tutta la fascia della mattina e del pomeriggio, tranne per pochi appuntamenti, non la possiamo usare per presentare i libri, perché la gente è al mare, in spiaggia, giustamente. E quindi noi abbiamo una programmazione fatta sugli orari serali e addirittura quasi notturni, perché arriviamo fino a mezzanotte e mezza, notturni anzi. E quindi è un vantaggio e uno svantaggio. E poi abbiamo una città accogliente, non che non ce ne siano altre in Italia, figuriamoci, però insomma, Fano è bella e accogliente. Quindi credo che sia un mix di cose. La formula che ho adottato è una formula molto semplice. Vengo da decenni di lavoro su eventi politico-culturali, anche letterari, ci possono essere tante formule, quelle della conferenza, del dibattito. Noi abbiamo scelto la formula più semplice, l'autore o l'autrice e qualcuno che la intervista. Basta. Molto semplice, ogni presentazione dura un'ora, si susseguono una dopo l'altra e sono anche in contemporanea.
sappiamo che qualcuno si lamenta, dice ma non riesco ad andare a vedere questo perché c'è quest'altro. Esatto, è questa cosa è infatti. È una scelta. Bisogna saper scegliere. Sì, tenete conto che noi abbiamo insomma sui 150 eventi in 5 giorni, ma ci sono festival che hanno molti più eventi perché iniziano dalle 8 del mattino e terminano la sera, addirittura hanno anche 10-12 eventi in contemporanea. Quindi insomma la scelta è sì, come dire, può dar fastidio, però è anche una grande opportunità. Scegliere è sempre un'opportunità. Avere un incontro solo non ti permette di scegliere. Bene, e bisogna scegliere anche un po' come gestire un po' la giornata. Ecco, la giornata tipica del visitatore a Passaggi Festival. Si iniziano con i libri a colazione, dal bonbon, quindi dalla mattina, per poi la gente deciderà se insomma fare... Immaginiamo una famiglia. Una famiglia. Ecco, una famiglia, padre e madre con dei figli, colazione, esatto. Libri a colazione. Perfetto. Quindi al bonbon, a dedicarsi, insomma, che i temi che si tratteranno poi durante le colazioni sono un po' più spiritosi, un po' curiosi, sì, abbiamo sì. Dall'astrologia, dalla moda, al design, allo sport, al tifo, per poi proseguire con la giornata, magari andando al mare, al pranzo. Allora, pranziamo al mare e poi siamo già a Bagni Torrette. Siamo già a Bagni Torrette. Sul lungomare di Bagni Torrette, dove c'è nel pomeriggio un laboratorio gratuito per bambini. Sono laboratori bellissimi, organizzati dall'Università di Camerino. Un solo difetto, hanno i posti limitati e sono quasi tutti prenotati. Quindi, però, provate sul sito passaggifestival.it. L'altro regno dei bambini abbiamo la Memo. Infatti uno si alza da Bagni Torrette, ha finito della giornata al mare, si trasferisce in centro storico, va in mediateca, rilascia i bambini in mediateca perché ci sono altri laboratori molto belli e perché poi c'è ogni pomeriggio alle 6:30 in mediateca c'è anche la presentazione di un libro saggio, di un saggio per bambini. O sono saggi filosofici o sono saggi di altri generi, ma sono sempre saggi. Ma intanto i genitori, che i bambini sono lì in mediateca, possono andare a vedere in altre sedi del festival altre presentazioni. Possono scegliere la San Francesco, posto bellissimo, o, o il chiostro delle Benedettine. Sono due location, due sedi, dove ci sono libri, diciamo così, tematici. Sono le rassegne tematiche, quindi uno troverà la scienza, l'economia, storia dell'arte, storia, geopolitica, libri che parlano di libri, perché abbiamo anche questo genere di questa piccola rassegna. E troverà anche i libri di nicchia, non soltanto i grandi autori, non soltanto, che so, Antonio Polito, Antonio Padellaro o altri, ma no, troverà davvero delle grandi sorprese attraverso magari autori che non conosce. Troverà anche personaggi che magari non sono così noti come nome. Faccio un esempio di Cristina Scocchia, che è amministratrice di Illy Caffè, verrà a presentare il libro Fano. Quindi anche personaggi che magari non sono così famosi, ma che nascondono storie straordinarie. Fatto il libro... L'aperitivo? L'aperitivo è assolutamente a Luce Nimbelverde, perché nella sala da tè di Luce Nimbelverde c'è l'aperitivo con i docenti dell'Università di Camerino. Tra l'altro è un aperitivo che offre l'Università di Camerino. Cosiddetti calici di scienza. I calici di scienza. E lì c'è un pubblico di affezionati e fedelissimi. Ogni anno è aumentato il pubblico di questi appuntamenti, che non è un appuntamento librario perché è una conversazione, ma è davvero difficile trovare posto perché sono affollatissimi. E poi dopo l'aperitivo uno può scegliere o la piazza o il Pincio. Al Pincio troverà, diciamo così... E la rassegna quella dedicata ai giovani. Esatto, ai giovani, music and social, c'è uno spirito più giovane, diciamo così. Poi uno anche se ha 80 anni può andare tranquillamente al Pincio. Devo dire che Passaggi Festival livella tutte le età e livella tutte le... Assolutamente. In piazza ci sono libri con autori molto popolari o comunque... su temi molto popolari e quindi uno può scegliere tra le due cose. Quest'anno, se devo dire, abbiamo riavuto dopo alcuni anni, l'ultima volta è stata nel periodo del Covid perché era tutto chiuso, non si facevano concerti, non si facevano film, e molti artisti scrivevano. Poi c'è stato un blocco, quest'anno sono tornati. Noi abbiamo, che so, Robby Facchinetti, Daniele Bossari, Gianluca Grignani, Alessandro Cattelan, che non ha scritto un libro ma lo premiamo per aver fondato una grande casa, una grande piccola casa editrice.
la casa editrice Accento. E quindi uno può scegliere anche dove andare, al limite può, se sono marito e moglie, si possono dividere uno da una parte e uno dall'altra. Per ritrovarsi dopo e parlarne, insomma. Per ritrovarsi e parlare, ma tenendo conto che noi non ci fermiamo. Perché gli incontri vanno avanti fino a mezzanotte e mezza. Per gli audaci c'è anche gli incontri della tarda notte. Sì, perché alle 11:30 da qualche parte l'incontro c'è sempre. Quindi una giornata piena. Piena. Di emozioni, di incontri, di conoscenze, perché come lei ha detto, direttore, c'è la possibilità anche di conoscere personaggi non noti. Certo. Ecco, io su questa cosa le vorrei fare questa domanda. Come avviene la scelta delle rassegne successive, della scelta degli autori, delle scelte degli scrittori, degli artisti, anche di presentare? Qual è il criterio di scelta? I criteri sono molteplici. Noi da ottobre ricominciamo il lavoro, quindi a ottobre 2024 lavoriamo per giugno 2025. Quando arriviamo a dicembre, gennaio, abbiamo più o meno le idee abbastanza chiare. Le case editrici ci spiegano, ci raccontano che cosa pubblicheranno nei mesi a venire e quindi più o meno sappiamo chi invitare. Ovviamente la lista è lunga perché contemporaneamente le case editrici ci spediscono proposte. Qual è il criterio della scelta, mi sta chiedendo? Guardi, devo dire che i criteri sono davvero più di uno, perché sicuramente un criterio è se l'argomento del libro è un argomento che fa discutere, un argomento di attualità. È uno dei criteri principali. L'altro criterio è, ma non è sicuramente il principale, è la notorietà dell'autore. È un criterio. Un autore molto noto sicuramente attira di più l'attenzione. Un altro criterio ancora è la vicinanza della pubblicazione dal festival. Noi pubblichiamo libri che hanno al massimo 12 mesi. Un libro che ha un mese di vita o un libro che viene presentato per la prima volta a Fano sicuramente ha la priorità rispetto a libri che sono stati pubblicati prima. E poi anche, perché no, la collaborazione con le case editrici. Ci sono, senza fare i nomi, ci sono case editrici molto disponibili con cui passiamo ore a chiacchierare al telefono per cercare di capire quali saranno i libri più adatti al festival, ci sono case editrici meno disponibili. Quindi anche quella è un criterio di scelta. Quest'anno il tema dell'edizione, la 12ª edizione, è l'errore e l'artificio. È interessante come l'accezione proprio dell'errore risuona in un contesto dove l'era odierna si muove sempre verso un discorso di perfezione, di perfezionismo con l'intelligenza artificiale, con la tecnologia che insomma ormai ha preso piede nelle nostre giornate, nella nostra vita. L'errore e l'artificio, il tema di quest'anno. Noi stavamo ragionando e devo dire che siamo stati i primi, non lo dico per presunzione, siamo stati i primi tra diversi festival che hanno adottato un tema simile sull'intelligenza artificiale, non che sia un tema originalissimo, cioè, tutti parlano di intelligenza artificiale, però noi credo che l'abbiamo declinato in una maniera originale. Devo ringraziare anche noi, ogni anno lo facciamo scrivere da una persona diversa, quest'anno è Brigida Gasparelli che ha scritto il tema del festival, come devo citare anche, che non c'entra ma la cito per davvero grande riconoscimento, Carolina Iacucci che da anni scrive le motivazioni per i nostri premiati. E dicevo, abbiamo declinato il tema in una maniera particolare, l'errore e l'artificio. Insomma, noi esseri umani, che siamo gli esseri imperfetti, l'errore lo sperimentiamo ogni giorno nella nostra vita quotidiana, abbiamo la pretesa di creare la perfezione, cioè dalla nostra imperfezione pretendiamo di creare delle macchine che siano perfette. Beh, una bella sfida, una sfida anche pericolosa, insidiosa se vogliamo, perché questa macchina perfetta alla fine è perfetta e quindi in qualche modo è nostra amica o nostra nemica, è amica o nemica di noi esseri imperfetti. E l'errore è, non dico la caratteristica principale, ma sicuramente la consapevolezza, come abbiamo scritto, il sentimento dell'errore è davvero una peculiarità dell'essere umano e non è della macchina. La macchina basta resettarla, non ti funziona il cellulare o il computer, lo spegni e lo riaccendi, non funziona ancora, lo porti a fare un bel reset e riparti. L'essere umano non lo puoi resettare. Quindi per il teorema della ciclicità degli eventi, della vita,
siamo verso l'apoteosi della perfezione, ma anche lo stesso errore potrebbe avere un valore diverso un domani se non lo ha già acquisito oggi? C'è un libro che presenta Piero Martin, un libro molto bello, dove racconta, e quindi le do la risposta, dove racconta attraverso, come attraverso gli errori la scienza è riuscita a progredire. Si progredisce anche e forse soprattutto attraverso l'errore, perché chiaramente l'errore ti porta a dover ripetere cercando di far meglio. Tra l'altro voglio assolutamente citare, noi abbiamo una rassegna che parla di intelligenza artificiale, sono 3 appuntamenti con Piero Formica, con Davide Casaleggio e con Giusella Finocchiaro, ragioneremo di tutto, di come l'intelligenza artificiale entra dentro la politica, nella privacy eccetera. Ma soprattutto abbiamo il discorso notturno che chiude il festival. Domenica 30 giugno c'è la Lectio Magistralis, che noi chiamiamo discorso notturno, con una delle più grandi esperte a livello internazionale di intelligenza artificiale. Parliamo della professoressa Rita Cucchiara, che ci ha fatto l'onore di accettare il nostro invito, sarà in piazza 20 settembre. Ecco, io consiglio a tutti di non mancare questo appuntamento, perché ragioneremo proprio su questo, sul rapporto tra l'errore, la macchina e l'essere umano. E direi di non mancare a nessuno degli appuntamenti di Passaggi Festival, di queste 5 giornate molto dense culturalmente, di personaggi, di esperienze, di esperimenti. Ma all'interno del festival c'è la consegna di 4 premi. Certo, noi ogni anno consegniamo dei premi. Il primo premio è il premio Passaggi, il premio del festival, che quest'anno è stato consegnato a Luigi Manconi. Il secondo premio è un premio nato nel 2014 da un accordo con la famiglia del giornalista di Rai 3 Andrea Barbato, scomparso diversi anni fa. Era un premio che aveva vissuto alcune edizioni a Mantova, poi si è trasferito a Fano appunto, e il premio giornalistico Andrea Barbato che va a Barbara Stefanelli, vice direttore vicario del Corriere della Sera e direttore di 7. Poi abbiamo il premio Fuori Passaggi, che è il più giovane, è un premio che assegniamo appunto anche a chi è riuscito a dialogare attraverso linguaggi, attraverso diversi linguaggi, non soltanto quello del libro. Quest'anno è ad Alessandro Cattelan, è conferito ad Alessandro Cattelan. Poi c'è un altro premio, anch'esso giovane, premio per le graphic novel, in collaborazione con la lettura del Corriere della Sera. Qui premiamo dei giovani artisti, delle giovani illustratrici in questo caso, perché abbiamo premiato Laura Ineschi, che è una appunto artista bravissima che ha vinto il concorso per le graphic novel. Direttore, quest'anno c'è anche un focus attento e un riflettore sugli spettacoli. Abbiamo degli spettacoli teatrali? Sì, ovviamente, come dire, non aspettatevi chissà quali allestimenti scenografici, ma tanto contenuto, tanta attenzione al contenuto. Sono 2 gli spettacoli. Il primo è dedicato alla figura di Adriano Olivetti, si intitola proprio La storia di Adriano Olivetti con Francesco Pompilio, un grande attore. Il secondo è la storia di un libro che noi presentammo nel 2022 a Passaggi Festival, libro scritto dal direttore dell'agenzia ANSA, Luigi Contu, I libri si sentono soli. Nel 2022 presentammo in anteprima nazionale il libro pubblicato dalla Nave di Teseo e organizzammo anche una mostra legata al libro, perché è un libro che racconta una storia di una biblioteca di famiglia. In questa biblioteca venne ritrovato anche un inedito di Giuseppe Ungaretti e noi lo abbiamo portato a Fano nel 2022. Dal libro, dalla mostra, nasce questo spettacolo teatrale che vede tra l'altro sul palco uno degli attori più popolari, Riccardo Rossi, una partecipazione straordinaria, generosamente straordinaria perché è una partecipazione gratuita quella di Riccardo Rossi, e quindi saranno 2 momenti alla Chiesa di San Francesco dedicati al teatro. Un applauso merita anche tutta la macchina organizzativa e questo popolo di volontariati che si adopera per il Passaggi Festival. E posso dire che ora in veste di giornalista sono stata in questa meravigliosa macchina e di Passaggi non si può più fare a meno. Cos'è questa? Crea dipendenza. Passaggi Festival crea dipendenza, direttore. È un bellissimo slogan, glielo ruberò. Sì, c'è una, devo dire, straordinaria, ma non per merito mio, una straordinaria macchina organizzativa che è fatta da volontari che ogni anno mettono a disposizione il proprio tempo, chi di più, chi di meno, per rendere possibile tutto quanto. Altrimenti
un evento di questo genere non regge. Noi abbiamo due generi di volontariato. Uno è quello delle persone che ci scrivono. Noi accettiamo da qualche anno volontari che abbiano fino ai 35 anni perché vogliamo che siano privilegiati i più giovani. Ma c'è anche un altro tipo di adesione al festival, che è quello dei progetti. Una volta si chiamavano progetti di alternanza scuola-lavoro, sì. Adesso PCTO, ma insomma il concetto è lo stesso. Anche lì abbiamo un'adesione, devo dire, entusiasta degli studenti del liceo Nolfi Apolloni, che è scuola partner di Passaggi Festival, e questo ci fa piacere, perché poi quando i ragazzi fanno il periodo di alternanza e l'anno dopo ti chiamano e dicono io ci voglio essere. Esatto, si fidelizzano per gli anni successivi. Assolutamente. Devo dire che anche questa cosa, insomma, è, no, è molto forza bello. Assolutamente. Di Passaggi Festival. E direi che siamo quasi alla conclusione, possiamo invitare tutti, insomma, a venire a Passaggi Festival. Possono consultare sul sito, sui social, voi puntualmente ogni giorno? Sì, passaggifestival.it, anzi, mi raccomando, il programma cartaceo è molto interessante, ma ovviamente, come ogni grande festival, noi abbiamo tante modifiche e tante variazioni. Quindi il consiglio è sempre di consultare passaggifestival.it. E ricordiamo, e lo voglio dire con grande orgoglio, che questo festival rimarrà a Fano. Per la paura di tutti quelli che tenevano Passaggi Festival, deve restare a Fano, allora, perché noi... è un gran riconoscimento per la nostra città, è un gran pupillo, un gran gioiellino, insomma. Io lo spero, a noi la convenzione finisce quest'anno, nel 2024, quindi a luglio dovremo riprendere l'accordo con il Comune di Fano per capire se ci sono o no le condizioni. Io mi auguro che ovviamente le condizioni ci siano. Insomma, un'espressione favorevole c'è stata. Sì, c'è stata assolutamente, adesso bisogna andare a vedere in concreto, perché la convenzione è anche una cosa complessa, che non è fatta soltanto del contributo economico, ma è fatto proprio di un sistema amministrativo che regge il festival. Noi da soli non ce la faremo mai, quindi per noi è indispensabile l'apporto dell'ufficio cultura, dell'ufficio turismo, dell'ufficio grandi eventi, dell'amministrazione comunale, un apporto assolutamente indispensabile, e io mi auguro naturalmente che anche per i prossimi 5 anni si possa restare a fare. Restiamo fiduciosi. Direttore, io la ringrazio, sicuramente Grazie. Sarà pieno di appuntamenti in questi giorni molto intensi. Buon Passaggi Festival a tutti e buon lavoro. Buona lettura e buon libro a tutti.